Amici sportivi, un cordiale ben ritrovati da Matteo Monte. Gara di prima categoria, girone A, tra il Città di Rossano e il Real Sant'Agata. Siamo qui a Sant'Agata d'Esaro per questa importante gara. 27esimo turno del campionato di prima categoria, come dicevamo, un cordiale ringraziamento per l'assistenza tecnica a Giuseppe Piro e Vincenzo Marino. Un saluto a tutti quanti voi amici di Telelibera e di piazzagrandetv.com. Proprio in questo istante sono entrate in campo le due squadre. Fumogeni. Tra poco procederemo alla lettura delle formazioni, cominciando dai padroni di casa. Ancora qualche istante, aspettiamo che la visibilità ritorni adeguata. Tra poco si parte. Dirigerà l'incontro l'arbitro Leone. Una bella cornice di pubblico. Fuochi d'artificio dei tifosi di casa. Tra qualche istante si parte per questa gara tra il Sant'Agata d'Esaro e il Città di Rossano. Andiamo alla lettura delle formazioni. Tra qualche istante, quando cesseranno i fuochi pirotecnici dei tifosi di casa. Comunque tutto lascia presagire ad una bella giornata di sport, con un tifo composto e due ottime squadre. Tra qualche istante si parte. Con Apicella sul pallone, il Città di Rossano in maglia rosso-blu attaccherà, si parte in questo istante, attaccherà da sinistra verso destra il Real Sant'Agata in completa maglia bianca. Le formazioni, il Città di Rossano scende in campo con Palumbo, Desario, Bonparola, Librandi, Catalano, Maglione, Vasso, De Giacomo, Apicella, Ferrentino e Bianchi. Mister Pacino porta in panchina Strafaci, Ioele, Russo, Lavia, De Santis, Zangaro e Pascuzzo. I padroni di casa scendono in campo con Tiesi, Impieri, Raimondo, Palermo, Amoroso, Cosentino, Piemontese, Servidio, Campolongo, Spinelli e D'Amico. Mister Vaccaro porta in panchina Cataldi, Raimondo, Donato, Spinelli, Di Franco, Terranova e Bellizzi. Presente la brigata bizantina, presente una buona cornice di pubblico di marca casalinga, terreno in buone condizioni, temperatura fresca, qualche goccia di pioggia prima della gara. Partiti per questa 27esima giornata del campionato di prima categoria girone A.